Abbiamo avuto questa idea, io e l'amministratore delegato di Vittorio Costa, siamo riuniti e abbiamo pensato di dedicare questo, proprio questa manifestazione, questo a Vittorio, anche perché se lo merita, a prescindere dalla bravura di chi è Vittorio e di quel che ha dato Vittorio alla musica, ma perché Vittorio sta sempre con noi, quindi fa parte della 920, fa parte di Sanremo Rock, quindi è il minimo di questo. E io per Vittorio di me ne suonerò, perché io non lo faccio mai, lui mi guarderà perché siamo molti amici, eccetera. Cioè, abbiamo suonato insieme nei vari gruppi anni 70, che ci incontrano nei vari locali, eccetera. Poi lui ha continuato con i suoi Nitrolos, eccetera. Io mi sono smesso perché avevo altre cose da fare, studio, brani, autore, capisci, può capire. Quindi mi sono dedicato a un altro mondo, pure il pianoforte, lo sono a casa mia, mi diverto, perché poi è lì che mi diverto. Quindi farà questo omaggio con una canzone di Vittorio Riscardi? Non sono mai in pubblico, lo faccio la prima volta dopo 30 anni. Sono in pubblico proprio. L'ho fatto una volta con Laura lì a New York e a Los Angeles, ma era così per farlo, perché lei se non da voi non cantava, quindi sono stato costretto. Stato costretto. L'hanno preso così, la CGT ha fatto. Le volevo chiedere, insomma, il rock è evoluto in questi 35 anni e si è modificato, però ecco, tante volte si è detto è finito il rock, è cambiato, insomma, qua anche la partecipazione di quest'anno dimostra che il rock è vivo. Ragazzi, è, il rock è vegeto. Rock che significa in inglese? Roccia. E chi l'ammazza la roccia? Ho capito, rock non morirà mai.